Ciao a tutti, sono Riccardo, ho 33 anni, sono un life coach e vi do il benvenuto in un nuovo video. Le cicale ce le teniamo come setting, spero che le campane abbiano invece terminato il loro lavoro perché erano un po' più importanti rispetto alle cicale. Allora, questo video trae ispirazione da un video, scusate il giro di parole che ho visto, e che non menzionerò più di tanto perché non so bene, ecco, se la persona ha piacere che si menzionino ulteriormente fatti privati. Più che il video di per sé, ho fatto caso ad una risposta, che è una risposta la quale mi dava molto fastidio a prescindere, soprattutto prima che iniziasse il mio percorso come life coach. Mi dava fastidio e non sapevo fornire una spiegazione adeguata a questo fastidio. Fino a che non ho scavato io stesso in profondità e ho finalmente capito qual era il messaggio che mi arrivava. Il messaggio che mi arrivava era quello che senti non ha importanza, non ha importanza che tu dia troppa importanza a quello che mi stai raccontando. Di conseguenza l'unica soluzione è fregartene, perché sei troppo sensibile e quindi non vai bene così. Ma se vogliamo portare una persona in un percorso di crescita, non ci può essere un giudizio, non ci deve essere un giudizio. Il coaching, come anche penso la terapia psicologica, non lo so, correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere il più possibile esente da giudizi. Non mi sentirete mai dire a un cliente sei un cretino, non mi sentirete mai dire ad un cliente stai facendo la cosa sbagliata. Deve essere il cliente o paziente, nel caso della terapia, a scoprire quello che già ha dentro. Noi come professioni d'aiuto forniamo i mezzi, non forniamo i consigli, perché non bisogna dimenticare che non è la nostra vita, non è la nostra visione, ma è la vita ed è la visione di un'altra persona che in quel momento ci sta chiedendo aiuto, non giudizio. Con questo, ovviamente, non voglio essere giudicante nei confronti delle persone che utilizzano il termine fregatene e enunciare che siano tutte poco sensibili. Quello che voglio dire è che nei rapporti interpersonali ritengo sia molto importante la comunicazione. Una cosa che chiediamo spesso ai clienti è: tu hai comunicato, hai detto questo disagio all'altra persona? Ci sono delle possibilità. La risposta può essere sì. Nel caso in cui la risposta è sì, la domanda successiva generalmente è come glielo hai detto? Ci facciamo ripetere pari pari la domanda posta e quasi sempre, non sempre, c'è un elemento di aggressività oppure mancano degli elementi, sto facendo un sacco di giri di parole oggi, che servono, come posso dire, per completare il messaggio. Quindi ho voluto fare questo video sia per le persone sensibili che si sentono dire fregatene, e sia per quelle che magari sono altrettanto sensibili, ma in quel momento non sono riusciti ad entrare in contatto con la situazione della persona. E nel tentativo di offrire una soluzione, in realtà stanno offrendo la propria. Vi ricordo che per approfondire questi argomenti eventualmente sono disponibili ad un percorso con primo incontro sempre gratuito. Il percorso si articola in circa 10-12 sessioni a seconda del bisogno, gli appuntamenti si concordano tenuto conto della disponibilità del coach e del cliente, quindi troviamo una quadra. Altrimenti, se preferite che io parli di qualche altro argomento in un video
e pensate che possa essere attinente, in tutti i casi vi invito gentilmente a scrivermelo qui sotto nei commenti. Bene, io ho esaurito tutto quello che avevo idea di dire. Spero che questo video abbia catturato la vostra attenzione, vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete i miei video con tutti i nostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Buon percorso a tutti!